L'impennata di contagi da Covid-19 registrata negli ultimi giorni anche in Abruzzo desta preoccupazione, ma dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute emerge un quadro delicato ma non allarmante. Lo conferma al TG8 l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Noi stiamo viaggiando con una media di circa di 280 positivi al giorno, è una media che in effetti ci mette un po' allerta, però abbiamo analizzato questi dati in base alla possibilità di pronosticare quelle che potrebbero essere delle situazioni un po' relative al cambio di colore. Devo dire che fino al 31-12 non ci saranno problemi se si continua con questa media. Questo non vuol dire che come sempre bisogna allentare l'attenzione, tutt'altro, bisogna sempre mantenere quelle misure di distanza, specialmente nei momenti in cui si creano quegli assembramenti che bisogna evitare, continuare con la vaccinazione. A questo punto devo dire che la nostra regione regge un ritmo, una media a livello alto nazionale, quindi c'è un'attenzione particolare alla vaccinazione. Abile intorno alle 10.000 somministrazioni al giorno dopo il via libera di lunedì scorso a tutti i maggiorenni. Dalla prossima settimana arriverà anche un personale aggiuntivo da parte della struttura commissariale. Un'altra informazione importante è che, così come dettato dalle linee guida sia del Ministero che dell'AIFA, dal 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni per l'età evolutiva dei bambini dai 5 agli 11 anni. È sempre una vaccinazione su base volontaria, stiamo attivando tutte le realtà del SIESP, dei pediatri di libera scelta, sia per portare avanti una campagna di informazione, ma soprattutto strutturare i setting adeguati affinché i bambini possano ricevere una vaccinazione più possibile in un ambiente tranquillo. E intanto arriverà in Abruzzo anche l'esercito per avviare campagne di screening nelle scuole. In modo particolare nelle scuole elementari e medie di tutta la nostra regione. Questo perché crediamo fermamente che si possa andare sempre più avanti attraverso una didattica in presenza e non la DAD, per cui queste unità mobili che saranno disponibili su tutta la nostra regione andranno ad effettuare i tamponi sia antigenici che molecolari presso le strutture, sia a livello di screening, quindi quelli antigenici, ma soprattutto quando si determina un caso positivo, un focolare, essere presenti attraverso i tamponi molecolari.